Buongiorno, Buon sabato. siamo qui in pausa pranzo, io ho il mio caffè, ho avvisato tutti sull'agenda, mi sembra che la cosa funzioni e che ci piaccia, non so, ditemi voi, mi sembra di sì. Facciamo una pagina di Midori velocissima con i timbri di Miranda. Intanto io mi prendo il caffè, la notifica sull'agenda direi che è arrivata perché ho letto un post sul gruppo, quindi tutto bene. Buongiorno, ho stampato le foto, ne useremo una, credo. Voilà. Buongiorno, oggi è stata una mattinata complicata per il corso del Midori, ma sono sopravvissuta, il pomeriggio sarà più semplice. Sì, ma il calendar ci piace tantissimo, vero? Sì, piace un sacco anche a me. Allora, cosa facciamo di bello questo sabato? Cosa fate di bello? Qui oggi è giornata intensa in negozio, pomeriggio sarà più tranquillo. Domani mattina nel live vi faccio vedere il corso di oggi, che è questo, che è il Midori All About Me, e poi metterò a disposizione gli appunti, sempre sul gruppo, e anche le frasette che ho stampato e che sono state praticamente la decorazione del mio Midori. Voilà. Allora, oggi facciamo una paginetta di Midori breve breve. Non ho, avrei voluto fare forse qualcosa di un pochino più lungo oggi, ma alla fine mi sono messa a rispondere ai messaggi, a fare un po' di cose e non ho il tempo di fare un qualcosa di più strutturato. Ma tanto domani mattina facciamo il Midori, vi faccio vedere la struttura e poi magari lo regalo quel Midori lì. Buongiorno. A casa con la bimba. Bene, oggi fa caldo, non caldissimo, quindi in realtà si sta abbastanza bene. Complicata, ma va. Lina, non so, per un attimo volevo andarmene stamattina. Quindi. Adesso vado, la cleva via. Esco, Maria, esco. Ho sempre il mio caffè qui e facciamo una paginetta di Midori. Questi sono i timbri di Miranda, mia amichina, che mi sembravano adatti a queste giornate. Non ricordati di essere felici, per essere felici occorre coraggio, ci vuole coraggio, la felicità è una scelta, quando sei felice facci caso, insomma adesso vediamo quali usare. Mi sono presa un po' di cosine qui, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso, magari poi non uso tutto. La soluzione della pagina di Midori è veramente sempre molto molto rapida, quindi mi permette di giocare un po' anche con quello che ho, con gli scarti, insomma adesso vediamo e poi l'anno prossimo lo formalizziamo in un certo modo. Ho già un po' di idee, vediamo. Allora, intanto che arrivate, che questo caffè assume una temperatura decente, pacchetti souvenir di Riccione, le caramelle, brava Emi! No, vabbè, io non ve lo dico neanche quanto ho speso in quel negozio di caramelle a Riccione, così a settembre dello scorso anno, quando ci sono andata la prima volta, mi ci hanno portato e niente, ciao! Direttamente lasciato la carta di credito. 9 ore di viaggio in Puglia, wow! Bello però. Allora. Dunque, vediamo se questo caffè è bevibile. Intanto che arrivate, ricordo che abbiamo messo su l'app di Google Calendar per essere sincronizzati, quindi io poco prima di mettermi, quando ho iniziato a sistemare le foto, a stamparle, ho scritto sull'agenda che condivido con ormai penso quasi 200 persone. Ho scritto con l'agenda che il tempo di stampare le foto sarei andata live per una pagina di Midori e quindi in realtà tutte queste persone hanno ricevuto la notifica sul cellulare, sul computer, sul tablet, sul device che hanno scelto. Quindi se vi va, brava, mi fai compagnia col caffè, bravissima. Se vi va, mandatemi la vostra mail, scaricate Google Calendar. Ho mandato la newsletter con tutte le istruzioni, però scaricate Google Calendar, e mandatemi la vostra mail con cui accedete così che anche voi possiate ricevere. 10 minuti prima, cosa ho sbagliato? Ma la vedi la mia agenda, Alessandra? L'arrivo avvisa con scusatemi, l'avviso arriva con una notifica. A me appare come fosse una notifica di WhatsApp, a schermo spento in alto. Le cure inalatorie alle terme, meraviglia! Il negozio di caramelle, vabbè, ciao, possiamo fare tutta una colletta e comprarci mezzo negozio. Allora, un chiosco di caramelle Haribo, vabbè, hai lasciato lì tutto lo stipendio, Emi, perché come si fa? Allora, ho bevuto il caffè che era ancora un filino troppo caldo. Allora,
Questo è il mio Midori, quello che ho iniziato qualche tempo fa, lo state vedendo completarsi con me, lo stiamo facendo insieme. È molto incentrato su di me, solitamente sono low. È un po' un all about me anche questo, che è un tema che a me è sempre caro, il parlare di sé e ragionare su se stessi. Quindi ho stampato queste due foto, magari non le usiamo tutte e due, questo no, adesso però intanto le rifilo. Così nel caso ce le ho pronte e vi faccio vedere che cosa ho scelto da usare insieme. Vedrete che sarà questione di una ventina di minuti perché è talmente rapido fare la paginetta di Midori che... Allora, potevi mangiarle gratis, ciao, la muerte nera. Allora, cosa ho preso? Ho preso i due timbri di Miranda che si chiamano Felicità 1 e Felicità 2, che adesso togliamo da qui così ve li faccio anche vedere perché sono bellerrimi. E hanno un bel significato. Ci sono ogni tanto quei timbri che ci parlano perché sembrano proprio, no, fatti apposta per una nostra situazione di un momento, insomma. Tac. Ricordati di essere felice, per essere felici ci vuole coraggio, la felicità è una scelta, quando sei felice facci caso e poi non accontentarti, sii felice, mi avvalgo del diritto di essere felice. Poi la scrittura della mia amica, quindi in realtà mi sembra di avere un pezzetto di lei molto più vicino qua a me. Non credo che ci stia guardando adesso Mirma, poi insomma. Allora, cosa ho preso? Ho preso gli Enamel Dot della Waffle Flower. Questi sono gli 003, che sono quelli grigio, argento e trasparenti. Ho preso questo set di abbellimenti di Paige Evans, Pink Paisley. Questi sono gli Ephemera della collezione. Aspettate che lo leggo qua. Non c'è scritto il nome della collezione. Inspiring. Non lo so, però mi piacevano perché avevano questi colori che assolutamente potevano essere in linea con. Perché ho scelto questa qui. Questa carta qui è della Prima Marketing ed è della collezione Flirty Fleur. Si chiama Traveling Florals. A me piaceva questa parte. Quindi in realtà penso che ne taglierò una parte qui e poi qui su quest'altra vedo se mettere un foglio bianco o metterne un pezzo. Adesso vedo. Potrei anche in realtà rivestire entrambe le facciate e via. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, spostiamo tutto qui e tagliamo, ne taglio uno di questi elementi. Non mi ricordo mai quali sono le misure del mio, ma dovrebbe essere tipo 12x20, una cosa del genere. Le imparerò quando sarà ora di cambiare quadernetto. Sì, 12. Sì, 12x20 dovrebbe andare bene. Io non uso tutta la misura perché non voglio arrivare tutto a filo qui, perché altrimenti ho paura, tolgo un po' di zoom, perché altrimenti ho paura che si chiuda veramente tanto a fatica. Questi Midori comprati hanno tante pagine rispetto a quelli che facciamo noi, sono pinzati industrialmente, quindi reggono bene, però tendono a inciccionirsi tantissimo, ovviamente, no? Allora, 12x20. Tagliamo via la cimosetta, faccio qua. Facciamo qui un 12 per 20. Anche solo un paio di tondi. Sì, potrei anche ritagliarli sullo sfondo puntinato, perché no? Quindi questo verrà qui. Proviamo, Emi. Proviamo subito. Se non avessi perso le mie... Eccolo qua, le mie forbicine. Tanto con le forbicine di Timolz è un secondo. E poi potrei timbrare direttamente qui. Da questo lato posso ancora farlo senza fare danno. Questo potrebbe stare qui, per esempio. Questo qui potrebbe stare qui così. È un po' come lo faceste con me. Così, li mettiamo qui a lato, questo facciamo finta che sia tondo. Ok, non mi piace tantissimo, lo tagliamo, aspettate perché l'ho tagliato male. Potrebbe essere una cosa così. Potrebbe già essere praticamente finito, in realtà non ci serve nient'altro. Allora, decidiamo le foto. Sono indecisa tra le due foto, potrei anche decidere alla fine di metterle tutte e due. Di rifilarle di modo che abbiano la stessa larghezza. Apriamo gli abbellimenti, devo poi prendere anche lo stondangoli. Queste forbici adesso sono sold out, sono quelle piccole di Timolz.
Spero che tornino. Vedevo come date di rientro fine luglio. Adesso ci sono solo quelle un filino più grandi, da 7 pollici, queste sono quelle da 5. Apriamo questi abbellimenti. Vediamo. Mi piaceva tanto l'idea della Polaroid, però ho le foto troppo grandi. Quindi in realtà potrei usare questi grandi tab, Celebrate this moment, anche solo messi così. Oppure potrei mettere una foto e una foto, anche se questa carta è così bella che non ha bisogno proprio di tanto altro, per non dire che non ha bisogno di nient'altro. Potrebbe essere una cosa così. Le foto sono fatte stamattina, prima di iniziare a lavorare, anche questo cuore qui. I colori che volevo usare erano questi, quindi questi vanno benissimo. Allora, e poi metterò qualche enamel dot. In realtà la mia paginetta è bella che è fatta, cioè non serve proprio nient'altro. Dunque, fatemi vedere se trovo lo stondangoli, che era una roba a cui non avevo pensato, ma in realtà questi qui sarebbe carino se potessi stondare gli angoli. Questi qui sono quelli della EK, quelli che sono appena tornati. Quindi facciamo proprio che fare questo lavoretto qui. Così, e anche questo angolo. E a questo punto stonderei anche tutti questi angoli qui. Così, non incollo ancora niente perché non ho ancora. Allora, qui taglio un pezzetto, rendo la foto ancora un pochino più stretta, più smilza. E potrei metterla qua. Anche questa in realtà potrei rifilarla a un briciolo. Ultimamente mi piacciono i formati un po' strani nelle foto, stretti e lunghi, una cosa così. Per esempio, vorrei timbrare e lo faccio prima di incollare qualsiasi altra cosa, considerando che magari questi li metto qui, il bottone vediamo se metterlo e poi aggiungo gli enamel dot. Allora, per essere felici ci vuole coraggio, sicuramente. È uno di quelli che vorrei e metterei qui, poi ci scriverò qualcosa a mano. Sto cercando di scrivere sempre qualcosa a mano in questi nelle pagine di Midori che faccio, che per me è una novità, non è una cosa a cui sono abituata, però mi piace molto. Quindi iniziamo. Adesso prendo un blocchetto d'acrilico e timbriamo direttamente così. Tanto ce li ho qui, sì. In nero. Ok, sembra un po' che me l'abbia scritto Miranda questo. Inchiostriamo bene. Lo mettiamo qui. Perfetto, sembra che l'abbia scritto lei. Mi fa sempre un po' specie, visto che è la sua calligrafia. Ok, poi ne vorrei mettere anche un altro, fatemi vedere, che potrebbe anche essere Non accontentarti, sii felice. Ok, e lo mettiamo qui sotto, poi iniziamo ad incollare. È velocissimo così, però è un modo per fare memoria. Stamattina ero qua in negozio che voilà, mi preparavo ai corsi. Le foto per me sono sempre fortemente evocative, ve lo dico sempre, quindi in realtà accoppiarle a questi sentiment che sono così tanto personali, poi sono scritti da Miranda, quindi mi toccano ancora di più, è sempre un tocco in più. Prendiamo le salviette, puliamoli. Ok, questi chiudiamo così, sennò poi li perdiamo. Tac. E chiudiamo. Allora, inizierei a incollare questa pagina qui. Ovviamente, tra le varie cose, non mi sono riportata qui il biadesivo, quindi adesso ritrovare tutto bene. Aspettate che recuperiamo colle, non colle, perché abbiamo sgomberato per i corsi.
Usiamo questa. Incolliamo. Questa carta è bella sia da un lato. Ah! Ho sbagliato lato, meno male che la Nuvo rimane trasparente. Ho messo la Nuvo sul lato sbagliato, tutto a posto. Meno male che poi non si vede. Ok, così. Poi incollo questi. Poi mettiamo questo forse qui non ci starà più e allora lo mettiamo qua così, anche se lì non mi piace tantissimo, lo mettiamo qua così e questo lo mettiamo qui. Qui ho rubato troppo spazio con il timbro, però volevo che ci fosse quella scritta lì, quindi va bene così. Potrebbe essere una cosa così. Con questo, poi avevamo la freccia che mi piaceva molto, tutta glitterosa, sembrano i brilli gel di Tommaso, sembra cielo d'inverno. E poi mettiamo qualcuno di questi. E qui ho giusto lo spazio per fare un micro journaling. Qui potrei recuperare qualcos'altro. Potrei recuperare un pezzetto di cerchio da mettere lì. Fatemi tagliare questo qua. Lo rifilo ancora perché in realtà ne voglio un pezzetto piccolo che non mi dia tanto fastidio qui. Potrei anche infilarlo così. Sì, facciamo così. Ok. Poi incolliamo questo. No, non riempire troppo, ci provo. Che adesso voglio anche scrivere una cosa. Cioè, vorrei scrivere qualcosa, non ho ancora deciso cosa, ma metterò la data. Incolliamo le foto. Una qui e l'altra qua. Ok. Poi vorrei mettere anche un paio di questi al cuoricino. Ma sì, io ce lo metterei. Poi però lì non mi si chiude più. Lo metto qua. Le piccole sono anche per i ritagli più grandi. Allora, le più grandi, io in realtà anche con la misura media riesco a fare dei ritagli molto piccoli. È questione poi di prenderci la mano. Quelle più grandi sono quelle da carta, hanno c'è cioè quella da 9 pollici, se non sbaglio, che sono quelle lunghe così. Le puoi usare un po' per cosa vuoi. Io non le userei per la stoffa, ma per la carta, cartoncino, gomma crepla sono assolutamente perfette. Prendiamo un paio di enamel dots. Allora, sono bianchi, glitterati e grigi. E sono della Waffle Flower. Allora. Pochi. E poi ancora di nuovo qua sulla foto. Così, questo gli aggiungo, no, questo è a posto, incollato. Ok, allora prendiamo la mia solita penna per fare il doodle e lo faccio qui. E qui lo faccio a ridosso, mi uso la carta più o meno come guida. Ok, allora qui ci metto la data, in pratica è praticamente finito. Oggi è il 13, sì. Ok, luglio 2019, vediamo se questa qui è la penna che sto usando ultimamente per. Alla fine non ho usato niente del bianco. Sì, potrebbe andare. Allora, qui ho già i quadretti che mi guidano, devo solo decidere cosa scrivere. Quindi ci vuole coraggio. E qui ci scrivo Be Brave Enough. La ricerca della felicità è una cosa che, come vedete, mi perseguita. Lo scrivo spesso. Allora, scrivo sempre in inglese io perché per me
è la lingua con cui boh, mi viene meglio. Dudoliamo tutto, sono d'accordo, brave enough. E per me significa già tutto. Ok, e direi che è finito. Avete visto? Rapido, veloce. Niente di più. Dudoliamo tutto. Sì, adesso che ci penso, avrei forse dovuto farlo tutto prima il doodle, però in realtà va bene anche così. Magari faccio un'altra spiralina qui. Ok, potrei anche fare così, per incorniciare un po' le foto, una roba molto agricola, come dico sempre, però ok, be brave enough, ce l'ho scritto per 16 una quantità ti sei felice, mi sembra che dicano già tutto questi due sentimenti di Miranda. Che dire, vi ridico che cosa abbiamo usato. Abbiamo usato felicità 1 e felicità 2 di Miranda, abbiamo usato gli enamel dot di Waffle Flower, abbiamo usato questa carta della Flirty Flower Collection che è la Floral, adesso vi dico anche il Traveling Florals e abbiamo usato anche questi abbellimenti della Pink Paisley di Paige Evans, questi qui 310219, non trovo il nome ma non importa, alla fine non ho messo il bottone ma va bene così, c'è già troppo, devo lavorare con il fatto che ci vogliono gli spazi bianchi, che servono anche gli spazi bianchi. Probabilmente in realtà non avessi i quadretti riuscirei meglio, col fatto che ci sono i quadretti mi mettono un po' in difficoltà nello scrivere, però questo è un problema che risolveremo. E nulla, riguardiamolo un secondo, qui devo ancora decidere cosa fare di questa pagina, ma magari ci metto un pezzetto di carta pattern, potrei anche già farlo, guardate. Non ne ho abbastanza qua. Non ne ho abbastanza, altrimenti lo farei di qui. Bah, potrei anche decidere di fare solo questa pagina. In realtà facciamolo, intanto che abbiamo ancora 5 minuti prima di aprire per i corsi. Abbiamo detto 12 per 20. Tagliamolo. 20. Tac. Per 12. E vado a stondare tutti gli angoli. Approfitti delle lezioni in inglese, addirittura. Così. Ok, quindi questo potremmo incollarlo qui e potrebbe essere la pagina iniziale del mio Midori. E uso sempre questi grossi dot. Così. Vediamo se posso recuperare qualcosa da qui, poi si diventa particolarmente spesso. Un po' troppo spesso forse poi, però questo verde qui non mi piace insieme, potrei mettere questo qui e metterci un altro sentiment, qui non riuscirò mai a timbrare in maniera decente, vero? Però mi piacerebbe. Anche la felicità è una scelta, mi piacerebbe molto qua. Proviamoci, alla malapeggio stacchiamo la carta e ne mettiamo un'altra. No, ho preso il timbro sbagliato. Coraggio, scusate, il caffè non è ancora entrato in circolo, evidentemente. Qua la felicità è una scelta. Ok. Che dite, la mettiamo la Polaroid? Non è venuto benissimo perché ovviamente non è in piano, perché ci sono tutte le altre, vedete qua, ci sono questi qui spessorati che danno ovviamente fastidio, ma tutto sommato la resa direi che è venuta benissimo. Voilà. Non so se mettere questo, per ora non lo metterei, lo lascerei così. E quindi questo è il mio Midori, quello che abbiamo fatto insieme fino ad ora. Qui sono con Chiara e poi ci sono praticamente sempre solo io. È un po' monotono. Ma è un po' l'idea con cui nasce la mia voglia di fare Midori. Sarà quasi sempre solo su di me, o insomma, prevalentemente sarà incentrato su di me. È quel me time che gli americani dicono sempre che dobbiamo prenderci per riflettere su un po' di cose. Quindi va bene così. Allora, per oggi vi lascio. Adesso metto un pochino in ordine il tavolo e iniziamo col corso del pomeriggio.
cosa devo dirvi? Allora, ribadisco la cosa dell'agenda. Chi non mi avesse ancora mandato la mail o chi non avesse ancora scaricato l'app di Google Calendar, se volete potete ancora farlo. Siamo già circa 200 a condividere l'agenda in questo modo. Sembra che funzioni piuttosto bene. In questo modo potrete essere avvisati prontamente tutte le volte che sto per andare live, quando pubblico qualcosa sul sito, di nuovo, delle novità, dei corsi, insomma, di tutto quello che succede in negozio. Domani, se faccio in tempo, magari per chi è collegato all'agenda, ci sarà una piccola sorpresa. Così, ve lo dico, ve la butto lì. Ci vediamo dunque domani mattina e facciamo il Midori di oggi, vi faccio vedere qual è la struttura, così poi vi lascio gli appunti sul gruppo e poi lunedì magari facciamo un load, adesso vediamo, insomma lunedì forse si accumulano un po' di arrivi, non so se ce la faccio a fare il live, ma se non sarà lunedì sarà martedì, comunque tanto vi aggiorno sull'agenda. Buon sabato, ciao!